Piazza Santa Maria a Cerveteri torna ad animarsi di persone, ma soprattutto di auto d'epoca, con la quarta edizione del British Day Preview, concorso di eleganza di auto inglesi organizzato dal Legendary Classic Cars Bracciano. Il concorso di eleganza di auto inglesi è combinato con l'eleganza della macchina e l'eleganza di chi guida il driver, per cui ci sono alcuni che sono vestiti proprio in modo elegante, tipo il signore, non so, sono Mauro Trapè, che viene con una cortina molto molto elegante, ci sono vari equipaggi che poi vestono a tema con la macchina. E diciamo che questo è un segnale di una felice ripresa e di un ritorno alla normalità che ci è tanto mancata. Oggi ci sono all'incirca 30 equipaggi che ci regalano una spensieratezza, colore, misto all'eleganza delle loro auto. Siamo finalmente in piazza tutti insieme e questo mi sembra già un grande traguardo. È bello tornare a vivere i luoghi della cultura, le nostre piazze. Oggi abbiamo questa sfilata d'auto d'epoca bellissima e ringrazio anzi tutto lo staff che si è così prodigato per rendere la manifestazione possibile. I rombi di oltre 40 auto accompagnati da un equipaggio stile British si è snodato lungo le vie del centro per raggiungere Valcanneto. Oggi ci sono tantissime macchine molto interessanti, molte Triumph, MG, ci sono due Jaguar bellissime, una addirittura mantenuta che è quella che ho io. Tanta Inghilterra, perché vedo che ci sono tantissime auto inglesi. Noi siamo dell'MG Honest Club, che è il club inglese più numeroso al mondo, e con più di 55.000 soci sparsi in tutto il mondo.